Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch 4. Siamo ancora alla base Blasters per affrontare nuove missioni e settimana prossima vi prometto però che porto la sfida contro Imagino. Perché è un po' che la sto tirando per le lunghe, quindi andiamo a fare la sfida Imagino, poi magari torniamo qui, poi faccio altre missioni. Ci vuole un po' di tempo per fare tutto quanto, quindi oggi attenti al traffico. Abbiamo Yo-Kai spaventosissimi che possiamo trovare la moneta arrugginita dell'esfera media, che non è male. Questa è la missione preferita dagli ausiliari del traffico. Vanno lì, ti fanno la multa. Oh mio Dio, che succede lì? Oh? Ah, devo diventare un altro Yo-Kai, tipo? No, forse no. Ah, devo prima sconfiggere gli altri Yo-Kai e poi posso effettivamente attraversare. Va bene, allora facciamolo. Tanti annebbio. Perché tanti annebbio? Tanti annebbio forti, tra l'altro. Che succede? È come ho pensato io. Devo prendere gli altri Yo-Kai per fare la missione. Quasi, è quasi sicuro. E infatti si guarda un po', c'è Tonnaquio lì che ci vuole. Bene, bene. Non l'ho già fatto caso prima. C'era il simbolo del pesce, quindi devo prendere per forza Tonnaquio se voglio attraversare le barriere. E poi è amico lui. Guarda un po'. Come no? C'è Tonnaquio lì, oh. C'è un pesce. No? Si attacca con X, con questi cosi, non con Y. No? Ma scusami. Non è questa la missione, allora. Boh. Devo caricarlo, forse? Ah! Devo caricarlo! E poi posso anche comunque sia riprenderli, nel caso. Grafigoloso, bello il nome. Grafico. C'era bisogno dello Shadow Side lì, tu, amico mio? Non penso, però. Beh, andiamo, va. Non vorrei disturbarti davvero, non vorrei farlo proprio. Ti dico la verità. Però non posso andare avanti tanto. Interessante sta meccanica, atipica, ma interessante. Sembra quasi che tu sia obbligato in questo Blasters a fare quello che ti dice il gioco, perché i nemici compaiono seguendo uno schema preciso. Quando fai delle determinate azioni, loro compaiono. Devi andare dove vuole il gioco, non dove vuoi tu. Libertà molto risicata. Sconfiggi Asso Guardiano. Dov'è? Dove si nasconde il fellone? Ah, là si nasconde. Bene, andiamo, andiamo. Ti prendi questo da lontano perché sai com'è, no? Oh, bello quella combo che fa. Bello, sì sì, mena, mena, mena. Pista, pista. Ah, perché si è finito i cosi? Ma tu che vuoi tu? Tu che vuoi tu? Vieni a te, pisce rettile. Vai, questo si fa, eh. Ah, c'è una bella difesa a sto guardiano, però, Non sottovalutiamolo. Ho parlato troppo presto. Vedi, se così si fa tutto, si fa. Dai, con la calma. Tutto si risolve. A sto guardiano, una mezza bippa, però, Guarda qua come salgo di rango, come una faina. Viene su come un camoscio, viene su. Facciamo anche un'altra missione, ovviamente, sempre per i Blasters. Quindi, che ci tocca ora? Livello 10 consigliato. Presto, tutti a Valdoro Nord. Bluetooth vi attende a scuola. Sei per farci lezioni? Ci fai una lezione su come ci si pista? Dai, vediamo, Io ho anch'io ho un Oni con me. Gilgdor, il più bello di tutti. Ah, che bella combriccola che fate voi qui. Ma se c'avevi quei due davanti, perché te ne vai a punta un altro? Shoot and dodge.
Mannaggia a te. Ah bene, raccogliamo. Ma è resistente sto shooting doji. Sto vendicani, voglio dire. Posto? Vai. Oh, perfetto, con calma, facciamo tutto, che sta le sfere qua. Che poi la missione è sconfiggi gli yokai nemici. Non c'è un numero prestabilito prima di poter affrontare coso là. Però qua ci sono un po' troppi nemici brutti. Perché, cioè, hanno mostro, nel senso, brutto da affrontare. Chi stai puntando? Mannaggia a te. Chi è che punta? Oddio, che stai? Oh, venenotto, quando vuoi, cioè, tranquillo. Prenditi un anno sabbatico se proprio vuoi. Ah, è andato da qua? Mi sembrava che si fosse trasformato in Manny Panichiao. Ah, c'è il mio fuoco qui, guarda, non l'avevo visto. Io ero totalmente concentrato sul lato mostro. Ma è esploso. Stai zitto tu. Cosa vuoi? Ma parla italiano, parla. Ah, è vero. Vabbè ragazzi, che ci posso fare? Mamma mia che bellezza, guarda che bello Blasters, ma quanto è bello Blasters ragazzi, dai. Che gli si può dire? È bellissimo. Lag pazzesco, botte da orbi. Mi sembra di essere tornato agli anni 90. Ma va a cagare. Oh Ciclombra. Che devi fare, Ciclombra? Morirà. Bellissimo, accidente. Se non pizzicasse il braccio, ok. Arianna, Lux, che fai? Prendi il sole? Brava, ecco, vedi? Devi andare KO, bravissima. Ragazzi, tutto ciò è stupendo. Che bello che è Blasters, mamma mia, quanto mi è mancato Blasters. Quanto mi è mancato. Non avete idea. Ah, ecco, è arrivato il capo. Ah no, questo è solo più grosso. Aspetta che mi metto qua preciso, Tutti vi prendo, tutti. Ha funzionato. Oh, e allora, amico, devi anche capire che ora di andartene. Ah, ecco, è arrivato. Guarda, mi vado a raccogliere le sfere e poi arrivo, Ti sei accorto? Tra l'altro, credevo che gli ioni fossero sempre allerta, invece no. A quanto pare no. Bene, andiamo, ora. Mazza! Che fa male. Vediamo un po'. Ah, questo posso caricarlo però. È giusto così, dovrei caricarlo allora. Sprecato praticamente. Come mi ha preso lì? Vai, fammi tornare a shooting dodge, va che è meglio. Ma anche dietro attacca, come funziona? C'ha gli occhi anche dietro? Che attacco è? E lasciami sta Gilgador! Beh, è lui che si è allontanato comunque, Non è io che me ne sono andato, è lui che si è andato là. E dai. Che bisogna fare? Oh, sta a posto. Ah, ok, no, pensavo che sarebbe bloccato Gilgador lì. E dai, insomma, è andata bene. Molto meglio di quanto mi aspettassi. Rango 6, top! Devo solo fare un po' di sfere per aumentare il livello, però. Perché le lotte iniziano ad essere davvero difficili.
da questo punto in poi, mi sa, perché abbiamo affrontato un nemico tosto, comunque. Un nemico forte, come Bluetooth. Ho capito. La prossima volta non facciamo questa, non faremo i blasters la prossima volta, ma faremo due missioni. Ma lo vedremo la prossima volta. Io mi allenerò ancora con i blasters, ovviamente per conto mio, per arrivare ad un livello decente. Amici, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link per seguirmi dove vi pare, se volete. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!